Amici di TV6 e lettori teramani, ben ritrovati a questo penultimo appuntamento con l'appello del candidato. In queste sere stiamo conoscendo ad uno i candidati a sindaco per quanto riguarda la città di Teramo. Prima di scoprire insieme chi è l'ospite di questa sera, vi presento come sempre i miei compagni di avventura, i colleghi giornalisti che rivolgeranno le domande al candidato, partendo da Marcello Martelli, che ringrazio, e poi la nostra Tania Bonici Castelli. Buonasera Tania. Buonasera. E poi ancora Valentina Procopio, che è collaboratrice del Messaggero. Buonasera. Allora andiamo a chiamare il nostro candidato che è Gian Donato Morra. Mentre Morra prende posto, andiamo a vedere insieme la biografia che ha fatto per lui, Tania Bonici Castelli. Gian Donato Morra è nato a Cerignola, provincia di Foggia. Ha 59 anni e vive a Teramo dai tempi dell'università, dove si è laureato in giurisprudenza e dove oggi svolge la sua professione di avvocato. A Teramo è rimasto perché ha incontrato Fausta, la donna della sua vita, che ha sposato e insieme hanno due figli, Raimondo e Cristiano. Gian Donato è sempre stato appassionato di politica. Si è impegnato sin da giovanissimo nelle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale Italiano. Ha militato anche in quello universitario, ricoprendo la carica di presidente del FUAN. In quel periodo è stato eletto per due volte nel Consiglio di Facoltà dell'Università di Teramo. Successivamente ha aderito ad Alleanza Nazionale ed è stato presidente provinciale fino allo scioglimento del partito. Ha anche ricoperto la carica di commissario del Parco Gran Sasso Laga. Nel dicembre 2008 è stato eletto consigliere regionale con il PDL, per poi essere nominato dall'allora governatore Gianni Chiodi assessore ai trasporti della regione Abruzzo. Di lui ha parlato tutta Italia quando la giunta Chiodi è stata travolta dallo scandalo di Rimborsopoli. Morra risultò essere l'unico assessore regionale non indagato per aver sempre rifiutato ogni tipo di benefit, tra i quali la carta di credito della regione. Un gesto di onestà che gli è valsa la stima non solo degli abruzzesi, ma degli italiani tutti. Nel 2014 ha aderito a Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che lo ha candidato al Parlamento alle ultime elezioni politiche. Ma ironia della sorte, l'effetto Flipper l'ha fregato. Uno strano e astruso meccanismo matematico della legge elettorale ha fatto sì che Morra fosse eletto senza seggio. Una sorta di pallina della mala sorte che è rimbalzata dall'Abruzzo ad un altro collegio lontano, facendo eleggere un candidato con molti meno voti di lui. La perla non l'ha presa bene, poi il suo buon carattere ha prevalso, così come la passione per la politica. E dopo averci pensato e ripensato, a causa di lacerazioni interne alla coalizione, ha accettato l'investitura a candidato sindaco al comune di Teramo per il centrodestra. Qualcuno storce il naso. Bah, uno di Cerignola come sindaco di Teramo. Tranquilli, lui parla alla perfezione sia il dialetto foggiano sia quello teramano, un bilingue inappuntabile. Da Morra i cittadini si aspettano un progetto credibile per la città. Le sue origini straniere non avranno alcuna importanza se le sue proposte saranno condivisibili e se riuscirà a cogliere alcune priorità. E se poi gli scappa qualche parola in cerignolese? Pazienza, c'è sempre Google Traduttore. Questo era il ritratto di Tania Bonici Castelli quando si arrabbia. Che dialetto usa Morra? Il teramano. Il teramano. Ok, iniziamo il primo giro di domande. Partirei da Valentina Procopio. Allora, Morra, lei è stato, insomma, il gruppo di cui lei è referente, Fratelli Italia N, è stato uno dei primi ad uscire dalla maggioranza di Brucchi. Due domande su questo. Cosa farebbe lei se si trovasse da sindaco nelle stesse condizioni in cui si è trovato l'ex primo cittadino? E che patto ha fatto lei con la coalizione molto ampia di centrodestra che la sta sostenendo, per evitare appunto questo effetto Brucchi bis. Allora, io sono, non ero in comune, non sono, salvo un passaggio 20 anni fa,
con la prima 15 anni fa con Sperandio, dove fui consigliere d'opposizione, non sono mai stato né assessore né consigliere di maggioranza. Io consigliai, neanche con garbo, con forza, i due all'epoca consiglieri comunali di Fratelli d'Italia di uscire, perché segnalavo problematiche in primis amministrative e in seconda battuta politiche. Amministrative perché avevo visto la fine di un cammino amministrativo, politiche in quanto, come avete anche rimarcato voi, di quell'amministrazione c'erano tanti soggetti che erano passati al governo nazionale con Renzi, al governo regionale con D'Alfonso, e anche altri avevano riferimenti assessori regionali del centro-sinistra come civici. Basti guardare il voto al referendum, dove ogni banco del comune, ognuno faceva quello che voleva. Credo che questa sia un'amministrazione di un seme unico, omogeneo, e si può superare col lavoro, ma anche con l'appartenenza. Poi non è un classico centrodestra. Abbiamo anche delle liste civiche con tante specificità, che possono essere oltre il popolo dalla famiglia, ma dove sono entrati anche componenti di Abruzzo Civico. Bontà loro, hanno detto che sono entrati in quanto hanno fiducia nella mia persona. Però oggettivamente credo che questa amministrazione debba lavorare bene, pensare ai cittadini, poi ognuno ha la propria tessera, ma una certa appartenenza e coerenza politica. Io credo che per un certo periodo a Teramo il navigatore satellitare della politica sia impazzito. Io credo che con questa coalizione abbia cercato un attimo di resettarlo. Tania Bonici Castelli. Ecco, io continuo un po' sulla riga di Valentina. Nelle liste che la sostengono sono candidati quasi tutti i protagonisti della passata amministrazione di centrodestra. Una maggioranza litigiosissima che ha portato al commissariamento il comune di Teramo. Ecco, lei non ha paura di essersi messo, magari di ritrovarsi nelle stesse mani che hanno sfiduciato l'ex sindaco Brucchi? Cioè, in parole semplici, non teme di fare quella stessa fine se non si piegherà alle loro richieste? Allora, mi permetto di obiettare simpaticamente, visto gli ottimi rapporti personali che ci caratterizzano, che le liste del centrodestra su 180 candidati presentano 160 candidati nuovi, che alcune esperienze uscenti ci sono, ma le stesse esperienze si sono divise equamente in altre liste e addirittura con la lista del centro-sinistra, perché ci sono alcuni componenti di un partito che era in maggioranza che sono candidati come il PD e non hanno neanche scritto indipendente. Quindi io ho fatto un forte rinnovamento perché quattro liste non erano presenti alle scorse amministrative. Io non ho paura di queste pressioni, perché dovreste ricordare che tanti anni fa la seconda candidatura di Chiodi, del presidente Chiodi, quando lo ricandidammo a sindaco dopo la prima sconfitta, il responsabile regionale del mio partito, l'onorevole Nino Sospiri, che era anche sottosegretario alle infrastrutture, non vedeva di buon occhio questa candidatura e ordinò a me, che ero presidente provinciale del partito, di fare una lista da solo e quindi non permettere al centrodestra. Io, come al solito, ho disubbidito, non ho mai chinato la testa, e anche in regione, spesso su questioni morali, e ve le posso anche citare, ho votato contro la mia maggioranza. Basti pensare che nel programma della mia maggioranza c'era la vendita ai privati delle società di trasporto, io invece ho lavorato molto per la legge di fusione, che poi quella approvata dal centro-sinistra, grazie ad alcuni amici del centro-destra che l'hanno bloccata in commissione, è esattamente la mia legge, però nella legge di fusione manca solo una cosa, l'accordo sindacale che io avevo fatto il dicembre prima con tutti i sindacati. Certe volte la politica è strana, la coalizione di centrodestra fa una politica di sociale, la coalizione di centrosinistra spesso, e questa ultima amministrazione regionale lo dimostra, fa una politica liberista che guarda soltanto a un certo privato, e io che non considero illuminato. Sentiamo Marcello Martelli. Ieri l'altro il politico di periferia imparava, apprendeva dal politico, dallo statista nazionale. Adesso, se dovessi dare un consiglio non richiesto, è di non guardare la scena nazionale, perché per lo spettacolo che stiamo vedendo in questi giorni c'è poco da apprendere. Forse siete voi sindaci che dovete dare l'esempio a questi personaggi che si muovono sulla scena nazionale. E allora, siccome noi sappiamo chi è
la figura del sindaco, la figura del sindaco. Il sindaco è il perno, quindi il sindaco è il leader, specialmente in un momento di crisi non solo economica ma anche delle istituzioni, perché non mi dite che non siano in crisi la regione, non mi dite che non sia in crisi la provincia, per cui il sindaco è un personaggio solitario, specialmente se non ha una buona squadra. Ecco, la domanda che io le rivolgo è questa: che tipo di sindaco vuole essere lei e come ci riuscirà, come potrà riuscirci? Sicuramente un sindaco a tempo pieno, che però non può fare altro che trasportare le sue caratteristiche. Io ho una formazione sociale cattolica sussidiaria, quindi credo di rappresentare una certa umanità e ho già detto a tutti che voglio consiglieri che si sentano delegati, voglio assessori che considerano un posto di lavoro, ma non come indennità, ma come impegno il comune, perché ci deve essere un cambiamento di passo. Il sindaco è percepito come politico e forse è la figura che, se ben lavora, è la figura più amata e più che può essere più amata e più rappresentativa dei cittadini. Il sindaco prima di tutto deve occuparsi di tutte le problematiche che vedono la città, non solo di quelle grandi né quelle della normale amministrazione, perché io ho detto più volte in alcuni dibattiti pubblici ma anche nei comizi che le strade, le buche, il taglio dell'erba è una prerogativa di tutti i cittadini, perché tu ad esempio non gli puoi creare una visione di rigenerazione urbana se non gli rendi la vita quotidiana migliore per quelli che sono i diritti di tutti. Ma non sono il sindaco che si candida per chiudere solo le buche e l'erba, perché bastava un geometra di campagna, quindi mi candido per altro. Sicuramente deve essere d'esempio e deve dare delle certezze. Ad esempio, l'avete detto voi, io sono un membro anche di un esecutivo nazionale del partito, sono sesto in Italia del mio partito. Se mi verranno proposte candidature, non cercherò di averle, non mi dimetterò mai, perché con me il commissario non torna per mie ambizioni personali. Quindi, se sapete benissimo che sono il più strutturato in Fratelli d'Italia, Regione Abruzzo, potevo candidarmi alle regionali, potevo aspettare, perché insomma questo governo credo che sia poco più di balneare, e potevo avere occasioni migliori in tutti i sensi, anche quelli meno nobili. Io invece, se riesco a diventare sindaco, e mi sono candidato per quello, non mi candido per partecipare, mi candido per vincere, do delle certezze. Io non vado via, sono a lavorare tutti i giorni e voglio che tutta la squadra, ma non si ferma solo alla politica, debba corrispondere quello che è il mio modo di vivere, perché non è possibile che, se io sono una persona aperta e disponibile, qualcuno si chiuda o piccole prepotenze. Però l'attacco, professore, lo dobbiamo anche fare, non l'attacco, ma dobbiamo insieme a tutta l'amministrazione pensare bene a vedere quella che è la futura la pianta organica, qual è lo sviluppo della dirigenza pubblica e di tutti i dipendenti, perché non ci può essere buona politica se non c'è la cinghia trasmissione di operosità. Quindi bisogna rivisitarla bene, anche sulla scorta, perché sapete che tanti anni fa il comune aveva 600 dipendenti, adesso credo che non ne abbia neanche 230, magari prima erano tantissimi, adesso forse manca qualche figura. Però voi sapete, sono l'unico assessore dei trasporti che non ha fatto il concorso, quelli preguadatori all'ARPA, 3 mesi prima delle elezioni. Perché i messaggi, per poter alzare la voce, li devi dare prima su te stesso. Che voi sapete, guarda caso, i concorsi in tutti gli enti li fanno sempre 6 mesi o 3 mesi prima, come si fanno gli asfalti. Allora bisogna dare un messaggio diverso, di umanità, ma nello stesso tempo di autoritarismo, di autorità morale, cercare di comportarsi bene e cercare di coinvolgere. In Giappone si coinvolgono prima i lavoratori, poi si parlano con i dirigenti, si dà a ognuno una mission, si cerca di coinvolgerli, poi, signori, se qualcuno non ha compreso l'importanza di un lavoro pisso, se ne faremo una ragione, però so che molti dipendenti comunali non vedono l'ora di essere utilizzati per le loro competenze. So ad esempio e credo che vadano utilizzati i vigili urbani in una maniera rinforzata, sia come organico che come diciamo dotazioni al servizio, e vadano stimolate alcune loro competenze, perché credo che anche loro vogliono fare qualcosa di più importante piuttosto che solo con l'effetto sanzionatorio. E con l'esempio quotidiano, sindaco a tempo pieno è un sindaco che per questi 5 anni qualsiasi cosa gli venga offerta rimane là, perché forse, come ha detto lei, forse la cosa più bella
perché il cittadino, se ti riconosce almeno serietà, vede in te. Avete visto anche, girano degli onorevoli ogni tanto, non tutti hanno grande autorità, spesso l'onorevole lo deve presentare, perché ripeto, io quando sono andato in regione sono stato eletto con le preferenze e insomma ci sono persone che magari girano per il territorio e non le conosce nessuno. Quindi un'autorità è una grande forza di lavoro. Ci saranno delle persone che coglieranno questi messaggi, ci saranno delle persone che non li coglieranno, ma non fanno un dispetto a me, fanno un dispetto alla comunità amministrata. Allora, andiamo adesso a vedere la prima delle due schede preparata dagli studenti di Scienze Politiche, in questo caso sul programma di Gian Donato Morra. Per un soffio a Gian Donato Morra non è riuscito il colpaccio di riunire sotto il suo nome tutte le anime del centrodestra teramano, uscito male dalla coda della consigliatura bis di Maurizio Brucchi. Alla fine ha ottenuto l'appoggio del suo partito di riferimento Fratelli d'Italia, questo era scontato, ma anche di Forza Italia e della Lega e di altre tre liste civiche, il Popolo della Famiglia, Oltre e Futuro In, quest'ultima facente capo all'attuale vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti. Il nuovo metodo proposto da Morra, più che sulle cose da fare, è incentrato su una nuova coscienza della cosa pubblica che passerà attraverso le parole d'ordine orgoglio, speranza e positività. Tali valori dovranno essere declinati quotidianamente dai consiglieri comunali nel rispetto del mandato ricevuto. L'agenda programmatica di Morra nei primi tre mesi di amministrazione prevede la rivisitazione della macchina amministrativa con un'attenta analisi della pianta organica e con una ricognizione del settore della ricostruzione delle strade comunali. Per il centro storico le proposte di esenzione per i nuovi residenti, le detassazioni per le nuove attività ed incentivi per i commercianti già presenti. Inoltre una maggiore attenzione alle aree industriali, alle frazioni, alle aree urbane ed alla ricostruzione post-terremoto. Per la sanità, punto centrale del programma è la realizzazione dell'ospedale unico come centro di eccellenza ma anche di lungo degenza. Tuttavia dovrà essere verificata la fattibilità con l'assetto urbanistico. La proposta di welfare è focalizzata su piani annuali di inclusione sociale, su varie forme di assistenza, sull'attenzione alla famiglia, sull'integrazione e sulla sicurezza. Particolare interesse è posto allo sviluppo del turismo culturale e allo sport attraverso eventi di portata nazionale ed internazionale. Per l'università, Morra suggerisce di lavorare d'intesa con l'Ateneo per dare maggiore appeal a Teramo città universitaria, offrendo agli studenti opportunità di inserimento nel tessuto socio-economico della città. Pur non affrontando esplicitamente la spinosa questione della ZTL, il candidato del centrodestra propone una mobilità sostenibile ed una nuova coscienza dell'ambiente, con l'idea di far avanzare buone pratiche di risparmio e produzione dell'energia. Richiama la necessità di una cittadinanza attiva grazie alla diffusione di servizi online e allo sviluppo degli open data al fine di trasparenza e partecipazione civica. Questa è la scheda dei ragazzi di Scienze Politiche, che è poi il riassunto del suo, suo programma. Trasparenza, si diceva nella scheda, e partecipazione mi sembrano i due temi fondanti. È così? Sì. Appena sono entrato in assessorato dopo le elezioni regionali, la prima cosa che ho fatto è inserire il protocollo informatico. Perché nell'assessorato ai trasporti, appena ero entrato, c'era ancora il protocollo fatto a mano, quello che poi serve a non inserire nella tempistica giusta ogni istanza, ogni domanda. E questo significa, non si può parlare di trasparenza senza averlo fatto. E questo poi anche, voglio dire, alcune cose che avete detto prima nella posizione, qualcuno l'ha certificato, questo lavoro fatto in maniera certosina. Sulla partecipazione credo che sia importantissimo. Vi ricordate, dopo pochi giorni che ero assessore dei trasporti, che devi parlare con gli esempi, perché se guardi solo il futuro, contendo le parole solo con un congiuntivo azzeccato e una frase ad effetto, siamo bravi tutti. Io ho avuto, appena entrato in assessorato, 10 milioni di euro di tagli sul TPL, trasporto pubblico locale. Altre regioni, Molise e Campania, hanno licenziato gli autisti. Io ho iniziato subito partecipazione, ho chiamato tutti i sindacati e abbiamo fatto due lavori. Il lavoro mio con tutti i sindacati, e forse inizialmente vi ha sorpreso qualche complimento nei miei confronti della CGL,
però poi si è capito che lavoravo bene con tutti i sindacati, e poi c'era il piano dell'ARPA. Abbiamo messo insieme questo lavoro, abbiamo portato questo lavoro non nella segreta stanza di una giunta, ma abbiamo fatto una delibera, si chiama Barracci, e l'abbiamo portata in Consiglio regionale. È stata votata all'unanimità anche dal mio amico, lui non si chiama amico, si chiama compagno, Maurizio Acerbo, perché tutte le mie norme sono state votate anche dalla sinistra radicale. Sa perché anche l'opposizione l'aveva votata? Perché i sindacati che avevano scritto con me la legge, perché bisognava operare subito, se no avremmo mandato 100 persone a casa, quindi hanno capito l'afflato sociale di un amministratore che si affacciava all'inizio al mondo dei trasporti. I sindacati hanno detto a tutti i partiti d'opposizione che non dovevano presentare emendamenti in quanto la legge era completa. È passata la partecipazione. Sulla partecipazione, sul comune, ci sono norme di democrazia partecipata, ci sono, ad esempio, bisogna fare il censimento delle associazioni, perché non pensiate che su 100 associazioni tutte 100 siano qualificate e rappresentative, moltissime, la maggior parte sì, però non possono nascere come i funghi la settimana prima delle elezioni e poi sparire, come fanno certe volte i politici eletti. C'è la democrazia partecipata, c'è il bilancio partecipato, però c'è anche l'ampia e la forte rappresentanza degli eletti che in base alle norme di Stato poi si devono confrontare. Credo che bisogna cercare di fare, rendere il più possibile la nuova amministrazione, ma l'intero Consiglio, che qua si parla di maggioranza, tutte maggioranze, ci sarà qualcuno che fa la maggioranza e qualcuno che fa l'opposizione. Allora io provoco, ma ad esempio sulle scelte future della composizione della Team, è meglio agire in ordine di maggioranza, a colpi di spada, o forse è meglio con un grande dibattito coinvolgere tutto il Consiglio e andare all'unanimità? Sono scelte che riguardano tutti, non un seme politico e l'altro. Se si riesce a creare un'emulazione in alto, un discorso e un rispetto reciproco, questa partecipazione può essere fatta con chi è fuori dal comune, però siccome il Consiglio è il luogo sovrano, la massima partecipazione va fatta nel Consiglio, perché lì poi si crea, si costruisce la politica di una città che, vorrei ricordare, ha molte anime semplici e ancora, e deve tornare sempre più, Teramo capoluogo. Allora, torniamo da Valentina Procopio per la sua domanda. Sì, allora, trasparenza e partecipazione. Facciamo un altro esempio concreto, il Teatro Romano, ad esempio. Sì. Talmente tanto non c'è stata trasparenza e partecipazione che a un certo punto è spuntato fuori un progetto di copertura che nessuno conosceva, tant'è vero che le associazioni culturali si sono ribellate, adesso c'è un referendum per far scegliere alla popolazione quale tipo di progetto di recupero vorranno per questo importantissimo monumento teramano, simbolo proprio di Teramo. Lei che idea si è fatto di questa vicenda e quale progetto le ha di recupero per il Teatro Io ho Romano. Aderito al forum del Teatro Romano, perché non ho nessuna paura, se sarò amministratore, a dire anche che a indire il forum, e quindi il referendum può essere anche e diventa inutile. Il forum, contrariamente a quello che pensano alcuni politici, forse hanno paura del confronto, altri non sono che tavoli tematici che mettono insieme con le migliori professionalità delle idee. Io ho firmato, ho deciso di aderire, e poi vedremo la qualità di quello che viene fuori col forum e confrontato anche con quelli che sono i soggetti titolati. Il comune, ripeto, io l'iter di prima, le coperture e altre cose non le conosco perché non c'ero, perché io entro il comune comunque sia, in quale ruolo sarà, e spero di essere il sindaco, credo che non è neanche il 10, ma dovremo, con i numeri che ci sono, è un sicuro ballottaggio, quindi si parla dal 25 giugno in poi. Non ho paura, non devo proteggere l'idea di un solo dirigente, l'idea esiste anche il provveditorato dei beni culturali, è chiaro, c'è una sinergia, però il concorso di idee e la costruzione partecipata penso che non bisogna temerla. E poi chi la teme vuol dire che ha un retropensiero o degli interessi. Io non ho nessun interesse, nessun retropensiero, spero che qualcuno abbia l'idea migliore, e quella sarà la prescelta. Marcello Martelli. I telespettatori ricorderanno che quando alla regione Abruzzo è scoppiato il famoso scandalo di Rimborsopoli, lei che allora era assessore regionale, mi sembra, sì, è stato l'unico che non hanno trovato in tasca sua
la carta di credito per, diciamo, le spese voluttuarie con i soldi nostri. E quindi lei si è guadagnato, diciamo, la patente di politico onesto. Un grande statista diceva che il vero politico onesto è colui che è anche bravo. Ecco, lei adesso come sindaco come pensa di guadagnarsi la prima patente? Già ce l'ha, adesso se ne deve guadagnare un altro di sindaco bravo. Come pensa di guadagnarsi questa patente, almeno da dove comincia? Allora, una precisazione: io non ho preso, non ho accettato la carta di credito, però ci sono persone che l'hanno presa e non hanno fatto spese voluttuarie, tant'è che il 70-80% di quelli che erano sotto indagine sono state archiviate, quindi probabilmente questo scandalo ha avuto una vasta eco. Poi il politico non deve essere onesto, l'onestà è la caratteristica di chi fa politica, di chi insegna, di chi lavora, degli studenti. È tristissimo che io sia stato oggetto di, lo dico con forza, uno mattina, prima quelle immagini era la cronista di Report, perché tutto sommato non avevo fatto niente di particolare, avevo soltanto ritenuto la carta di credito non necessaria all'espletamento delle mie funzioni. Oppure l'onestà è diventata l'eccezione? No, guardate che ho conosciuto tantissime persone per bene nell'ambito della politica. Sono d'accordo. Tantissime. Poi è chiaro che fa notizia e non è una critica, anzi è così. Cioè, basti vedere la cronaca nera, ormai metà dei programmi televisivi ci si occupa dei vari omicidi e spesso ci si occupa più dei carnefici che delle vittime. Però ripeto, quello io non so che cosa farò, io cerco di lavorare. Poi la parola sarà ai cittadini, sia nelle varie esternazioni del pensiero, ma anche nel voto. Perché poi è chiaro che una persona viene valutata, perché l'esame del politico è il voto. E a me sembra che negli ultimi periodi, anche quando non sono stato eletto, ho preso più voti di altra gente che è stata eletta. Questa è una stortura della legge elettorale, ma mi fa quasi sorridere. Poi ogni tanto fatemi essere scherzoso. Forse è meglio che non sono stato eletto, perché mi sa che in autunno, se non trovano una soluzione, ma toccherà a tante persone riprendere, mettersi la tuta e le scarpe da ginnastica e continuare a correre. Poi le posso dire una cosa, il sindaco deve essere autoritario anche, non l'autoritarismo, ma autorità morale. E probabilmente dovrà dire ai partiti di Roma che i partiti, specialmente i seggi uninominali, devono rappresentare i territori, non ci vogliono più catapultati, e forse il sindaco, se un attimo vince con una certa coalizione, con una certa forza, e rappresenta una certa parte politica, deve essere ascoltato a Roma, tant'è che a Roma da sempre si parla di ascoltare e quasi di un nuovo modo di fare politica attraverso anche gli eletti. Spesso i territori vengono mortificati perché eleggono con le preferenze al comune e in regione, e poi in Parlamento vengono fuori, dice: ma pure tutti hanno candidato con Fratelli d'Italia. Sì, però i voti erano i miei, perché Fratelli d'Italia è il 4-2 e io a Teramo città ho preso il 7 e nel collegio ho preso voti altissimi, 2 punti più del mio partito, quindi almeno quel 2% è mio. Tania Bonici Castelli. Pensavo, lei si è detto amareggiato dal comportamento di Mauro Di Dalmazio all'inizio di questa campagna elettorale. A domanda che mi hanno fatto. Sì, Mauro Di Dalmazio le ha detto che gli aveva chiesto di candidarsi, poi è uscito a sorpresa fuori dal centrodestra e ha detto che mai si apparenterà con il centrodestra nel caso di ballottaggio. Ma che cosa è successo? Credo di essere estraneo a questa problematica, credo che non sia nei confronti della mia persona, ma credo che ci siano altre problematiche soggettive o che riguardano altri soggetti. Mauro non è che l'ho detto io, Mauro mi ha proposto come candidato sindaco in un intervento giornalistico e da lì è iniziato il dibattito. Io non mi sono proposto sindaco, questa è un'altra caratteristica, io non mi sono mai proposto sindaco, io alla fine ho accettato di fare il sindaco, perché l'avete anche rimarcato, fu proprio lei a farmi un'intervista dove io diffidavo tutti a usare il mio nome come candidato. Poi è chiaro, da un lato molta gente, questa coalizione iniziava a crescere, a quel punto ho dovuto decidere, perché mi sono reso conto della responsabilità in primis amministrativa, ma anche rappresentando una parte politica. Io mi sono detto, io non ho contrasti con le persone, mi è dispiaciuto personalmente questa scelta di Mauro, poi non so quale sarà il futuro, le cose, e non credo che sia facile per il suo elettorato prescindere dal centrodestra, però ripeto,
C'era una grande amicizia, c'è lo stesso, probabilmente il rapporto politico si è interrotto, ma non ne conosco le motivazioni vere, intrinseche. E posso dire un'altra cosa, i primi giorni c'ero rimasto così male che non gliel'ho neanche chiesto. Allora, adesso andiamo a vedere invece la scheda preparata dagli studenti di Scienze della Comunicazione. Prima di vederla, quanto è importante per lei la comunicazione in un flash? Per tante volte è stata poco importante, da un po' di tempo mi sono reso conto che qualcuno iniziava a chiamarmi giurassico, ma moralmente nei rapporti umani non lo sono. È molto importante perché il mondo è cambiato, il mondo della rete, il mondo del web. Sono un paio d'anni che ho imparato home page, followers, taggare, bannare, è tutto un mondo, ma la comunicazione rimane principalmente quella umana. Andiamo a vedere. Sto girando per le frazioni e la vecchietta di 75 anni non si offendono parte dei millennials che è qui, ma la signora Marietta di Pantaneto, potete fare tutti i taggare quello che volete, potete andare su Instagram, ma lei vuole parlarti e poi vuole mangiare con te pane e fava con l'olio. Esistono anche loro, il certo. Futuro sono i giovani, ma il presente sono anche gli anziani. Allora andiamo a vedere la scheda di Scienze della Comunicazione. Carriera politica lunga e di respiro non solo cittadino. Giandonato Morra non ha bisogno di mostrare il proprio volto ai potenziali elettori quando decide di presentarsi al loro giudizio. La sua campagna elettorale corre sui binari di una comunicazione tradizionale, più attenta ad evidenziare la rete politica che sostiene il candidato che a personalizzarla. Certo, anche Morra, come tutti gli altri potenziali sindaci, non si sottrae del tutto al rito del ritratto elettorale e, in uno dei due manifesti, guarda i passanti dai muri della città. Ma forse è proprio l'assenza del suo volto nell'altro a colpire l'attenzione. Colori dominanti, il rosso e il blu. E se il blu scuro è lo stesso del logo di Fratelli Italia e rimanda dunque al partito di provenienza, il rosso sembra essere utilizzato soprattutto per evidenziare le parole chiavi del suo futuro impegno. Rendere Teramo una città forte e giusta. Nel solco della tradizione, la campagna di Morra lavora molto sul rapporto diretto con l'elettorato, con un'intensa serie di incontri sostenuta dalla presenza di esponenti nazionali dei partiti che lo appoggiano. E tuttavia, consapevole del sostegno di un elettorato storico, Morra ha cercato nuovi canali di dialogo con l'elettorato, forse anche per diversificare il target di riferimento. La sua campagna così ha una versione digitale, incardinata su una pagina Facebook ufficiale che conta oltre 1800 iscritti, con un sostenuto trend di crescita dei like, circa 150 nelle ultime 3 settimane. La pagina è soprattutto una sponda per la condivisione della fitta rete di eventi, incontri e dibattiti, una sorta di agenda virtuale per tenere informati i sostenitori sulle fasi salienti della campagna elettorale. La condivisione dei contenuti è abbastanza scolastica e l'interazione con l'elettorato piuttosto formale, nonostante l'utilizzo insistente della prima persona singolare rende evidente lo sforzo di personalizzare il dialogo con la community. Il profilo quindi appare abbastanza ingessato, una rigidità che però non allontana gli utenti visto che i post hanno in media una 60ina di like. C'è una curiosità che va sottolineata. Pur non avendo un profilo proprio, Morra è piuttosto citato su Twitter, uno dei social media più trascurati nella campagna elettorale, visto il peculiare tipo di interazione che sviluppa. La sua presenza in diretta e non cercata sembra confermare due cose. Da un lato, Morra, come altri candidati, ha optato per una campagna social piuttosto contenuta ed essenziale. Forse, come sembra indicare l'assenza di una pagina personale, questo linguaggio non gli è particolarmente congeniale. Dall'altro, però, la presenza di rimbalzo e il grande seguito indicano una popolarità che non ha certo bisogno dei social per essere. E ho fatto un grande sforzo, immaginate. Che ne pensa? No, a me mi emoziona che dei giovani abbiano colto alcune cose, poi ponendo anche dei rilievi. Ad esempio una cosa, io ho cercato di fare in questa campagna due tipi di campagna elettorale, l'hanno detto, quella classica, il partito, gli incontri, poi lo sapete, cerco di dire dove vado ma cerco anche di rappresentarlo. Io metto la fotografia, se ci sono 10 persone ad oggi non ci sono mai state, e anche fotografie poi dove siamo riusciti a avere un grande consenso anche umano, presenza fisica. Però al lato io sto facendo una campagna elettorale che forse non è stata colta, più che una campagna elettorale, una serie di convegni. Ad esempio, io attacco molto sul discorso della ricostruzione. Abbiamo fatto
una riunione a cui sono venuti gli ordini professionali, dei rappresentanti anche di varie associazioni, perché poi il problema della ricostruzione irradia anche sul commercio, su tante cose, ed è venuto l'onorevole Trancassini. Sapete cosa mi hanno chiesto gli ordini professionali dopo il convegno? Di farlo tornare, perché hanno trovato una persona che come sindaco di Lionessa, primis, e adesso come inizio di attività parlamentare, è veramente un esperto e si impegna e conosce benissimo tutte le problematiche della ricostruzione, anche nell'ottica di... Poi abbiamo fatto convegni sul welfare, abbiamo venuto l'onorevole Isabella Rauti, abbiamo fatto tante cose con associazioni ambientaliste, anche sul discorso della rigenerazione della bioedilizia, su tante cose. E l'ultimo, perché la politica deve essere anche cultura, abbiamo presentato un libro sulle vittime del terrorismo cattoliche. Quindi stiamo dando uno spaccato e continueremo ancora su questa falsa riga, perché io la mia sede, che è anche bella dal punto di vista, diciamo, architettonico, e può permettere anche di stare insieme 100 persone, la stiamo utilizzando anche per questo tipo di cose. Ognuno si caratterizza per quello che è. È chiaro, quello, l'ultima cosa dove mandai un messaggio, perché anche se dici che molta gente mi conosce, io devo raggiungere della gente che non conosce, ma per curare bene la comunicazione, è vero, c'ho la mia home page che può essere ingessata, però evidentemente se poi un filmato lo vedono 1800 persone, probabilmente il gesso lo stiamo per togliere. C'è qualcosa... Però ognuno può rappresentare quello che è. Allora si può sempre migliorare con i criteri, però è anche vero che bisogna rappresentare se stessi, e io non posso fare uno Photoshop di me stesso, intellettuale. Io mi presento per quello che sono. Improvvisamente non posso diventare bello, non posso entrare su Instagram a un mese dalle elezioni, perché non farei ridere gli elettori, certo, farei ridere me stesso e la mia famiglia. Ognuno fa quello che riesce a fare, però probabilmente se mi incontrate in ascensore siete voi i primi ad uscire, perché se mi state parlando io continuo ad ascoltare. Andiamo avanti con le domande, torniamo da Valentina Procopio. È uno dei suoi cavalli di battaglia. Qui a Teramo i disabili sono scesi in piazza per protestare contro i tagli alle ore di assistenza, poi c'è stata anche la protesta di Carrozzine Determinate, che, insomma, per denunciare l'ampia presenza di barriere architettoniche. Insomma, siamo un pochino qui all'anno zero. Lei dove pensa di reperire i fondi necessari per portare avanti questo suo programma? Allora, mi permettete di dire una cosa, c'è stata una polemica in questi giorni e penso che sia sbagliata. Cioè io in una fase comiziale ho detto che avevo, parlando in generale dell'operatività del commissario, che ha fatto molte cose, poi le vedrò se ci vado come sindaco o in altra veste, e ho detto anche che avevo colto, mi sembrava, perché alcuni commercialisti mi stanno studiando l'ultimo provvedimento finanziario del comune, che ad esempio sul contributo che si dà annualmente per i ragazzi non con gravi malattie dall'autistico o gravi malattie mentali, era stato ridotto, è stato proposto di ridurre questo contributo, che comunque sia le 21 ore a Teramo ci sono sempre state, quindi lasciamo anche qualche merito alle passate amministrazioni, perché credo che in molti altri comuni talmente illuminati sia molto meno. E quindi avevo detto che forse uno dei primi atti del Consiglio, della Giunta, era quello di fare una variazione al bilancio, la più condivisa, per riportare la situazione almeno a una normalità contributiva, perché 21 ore e 11 significa la metà di meno. E questo era un discorso che chi mi conosce, poi è inutile che poi ci andiamo a attaccare sulle cose, perché se qualcuno pensa che strumentalizzare queste, che io dico queste cose per strumentalizzare, primo, perché mi è stato amico una vita, secondo, non mi conosce, e terzo, forse lui sono arrabbiati perché non riescono a far trasparire quel disagio morale e quella preoccupazione che anche noi normodotati dovremmo riuscire a comprendere. Quindi su questa cosa sono offeso, mi dispiace tantissimo, perché non è così. Ditemi di tutto quello che volete, ma se uno in un contesto si estrapola una frase per fare una polemica politica, ci abbiamo mille occasioni, occupiamoci piuttosto di farle insieme queste cose. Poi è chiaro, questo è un sistema che va studiato, ci sono già tanti nuovi sistemi, chi
come nella comunicazione. Chi si occupa di governare una città e in quel settore del sociale deve vedere tutte le nuove sfaccettature, perché non cambia solo la tecnologia, non cambiano solo i modi di comunicazione, cambiano anche i modi di assistere questi ragazzi, cambiano i modi anche di una nuova umanità o nuove forme. E poi dirò due cose: i fondi si trovano sicuramente in regione, in altre cose, si trovano risparmiando da una parte e portandoli in un'altra parte, poi bisogna avere la condivisione, ma bisogna anche avere la forza di far capire le cose. Ma dobbiamo iniziare a parlare anche di tanti problemi, ad esempio si parla dei project financing. Io dico che ci sono già aziende che hanno chiesto al comune, e forse lo chiederanno all'altro, di avere delle aree, di poter trovare un accordo di permuta per fare delle attività tipo la diagnostica. Voi sapete che fino a qualche anno fa la TAC si faceva con i liquidi di contrasto, ora la TAC si potrebbe fare anche qua portando la macchina, perché non bastano due assistenti sanitari, quindi il mondo cambia. Però bisogna anche pensare a queste persone, ma anche alle persone indigenti, a tutto. In questo momento parlavamo di malattie, però non bisogna solo pensare a questo. Poi dici: ma tu vuoi fare il sindaco, che vuoi fare? L'idea è il legislatore. Ad esempio, perché non pensare di andare a visitare al nord delle strutture qualificate del dopo di noi? Noi abbiamo questi ragazzi, i genitori stanno invecchiando e molte famiglie teramane, anche molto conosciute, con grandi ruoli professionali, probabilmente hanno smesso o non accettato di continuare a avere questi ruoli a Teramo, perché poi il problema delle malattie è una livella. Può capitare non in base al conto in banca o al censo, stanno pensando di trasferire le loro attività al nord, perché al nord ci sono queste cose. Perché non pensare di visitare queste strutture, di creare delle strutture collegate, mettendo a disposizione la possibilità dei terreni, un comune che liberi la fiscalizzazione, che dia a disposizione tutti i migliori impiegati? Perché credo che al centro-sud questa attenzione sul sociale sia più riguardi probabilmente soltanto le categorie indigenti, quando invece il sociale è diventato molto più complesso. Allora, se mi vogliono impedire di parlare di queste cose, me lo devono venire a dire in faccia. Ci sediamo davanti a un pubblico e vediamo chi ci crede e chi conosce queste problematiche e se ne vuole occupare, e chi in questi ultimi 10 giorni, poi ci sarà il ballottaggio, sarà ancora peggio, lo dico con la prossima domanda, in questi ultimi 10 giorni, che cosa dobbiamo parlare? Se no vengo qua, leggo il programma, dico due cose, una in inglese e una in dialetto teramano, sul programma, e siamo tutti simpatici. Io non voglio smettere di sognare, perché credo che ogni amministratore debba rimanere se stesso, un uomo che sa ridere e sa piangere. Questo è il problema. Allora io non cambio, se poi è oggetto di polemica, benissimo, però forse la gente si è resa conto che quando si dicono queste cose qualche volta viene il groppo in gola. Allora, siamo quasi in conclusione, quindi chiedo a Gian Donato Morra di essere nelle prossime due risposte più sintetico. Tania Bonici Castelli, poi l'ultima Marcello Martelli. Io ti riporto un po' più in basso, tu voli alto. Ecco, le strade. Le strade, cioè, è vero, non è che ci serve un geometra, ci serve un sindaco che pianifichi, perché le nostre strade, le strade della città sono veramente ridotte male, buche, rattoppi, cadono anziani, cadono bambini, ciclisti. Fanno le cause al comune. Esattamente. E la manutenzione è stata assente in questi anni, la risposta era sempre la stessa: ma il comune non ha soldi. Allora io le chiedo, ma come farà lei ad amministrare un comune senza soldi? In un minuto e mezzo. In questi giorni ho visto, ad esempio, alcune strade realizzate in alcune zone, tra Vazzano e altro, quindi evidentemente qualcosa è stato trovato. Ci sta la possibilità anche di trovare fondi, oltre che i classici canali di investimento, anche cedendo qualche immobile o terreno di proprietà comunale e riversare poi questi, perché ci sono molte proposte di acquisto, almeno, di terreni, che sono, l'altro giorno proprio si era vista un'intervista del dottor Agostinelli, ex assessore all'urbanistica, c'è la possibilità di vendere o permutare quelli. Si vendono, non sono gioielli di famiglia, e si può riversare quello su una manutenzione programmata che abbia oggetto tutti, non solo una parallela del corso, ma le varie zone. Alla gente bisogna dire questi sono i fondi, questi sono i soldi che quest'anno e queste sono le opere cronologicamente. Sarà dura, però si può provare. Marcello Martelli. Recentemente è uscito un libro di successo intitolato L'Italia un paese senza leader,
che poi è la piaga nazionale della politica nostra. Difatti basta spostarsi un attimo ancora sulla scena nazionale per vedere che abbiamo tanti commedianti e non c'è un leader capace di tracciare una rotta e seguirla con un minimo di sicurezza. Quindi anche noi cerchiamo, più che un sindaco, cerchiamo un leader. Un leader, noi l'abbiamo ascoltato, sicuramente lei sarà un sindaco eccellente, però siccome un sindaco leader deve avere anche la capacità di scegliere una squadra capace e affidabile, ecco, lei ha questa certezza, ci può dare questa certezza che anche la sua squadra sarà affidabile e sicura, in modo che non ci sia la prossima volta il già visto della precedente amministrazione? Anche ci sarà un quasi totale rinnovamento, sì, sulle competenze e anche sul riscontro elettorale. Solo che 1000 voti non bastano per fare l'assessore, ci vogliono anche delle competenze. Speriamo le mettano insieme. Credo che la nuova giunta, 80-20, 80 saranno nuovi. Poi se c'è qualche competenza, diciamo, che viene premiata degli altri o comunque ha fatto un lavoro positivo, ci potrà essere. Però il rinnovamento è quasi totale. È una cosa, questo centrodestra si è già rinnovato, non c'è stata una riunione sul futuro assetto della giunta. Non è perché io non ho voluto, ma perché non me l'ha chiesto nessuno. Adesso ci dobbiamo occupare soltanto di elezioni, ma anche di comprendere le cose da aggredire durante questo periodo. Non ci crede nessuno, ma è così. La fase più bella è questa, dove corrono tanti candidati nuovi. Poi non saremo più 7, saremo 2. E ci sarà la parte più bella, quella della superficie, i programmi, ulteriore approfondimento. E poi ci sarà la parte sotterranea, che ci saranno i cosiddetti poppa prua di quelli che cercheranno poi, con accordi che non riguardano la città ma riguardano la loro fase politica, di trovare degli apparentamenti o comunque delle assonanze. Credo, e inviterò il candidato sindaco che mi sfiderà, che sono sicuro di andare al ballottaggio, di fare come me, ma probabilmente lui vorrà fare ancora meglio di me. Parliamo con i cittadini, apparentiamoci con le loro idee, con i loro bisogni e anche cerchiamo insieme di dargli un futuro. Credo che se lo faremo, faremo soltanto il nostro dovere. Poi coloro che sono abituati a dire ti sposto così, io non credo che nessuno possa spostare più niente. I cittadini sono intelligenti, siamo nel terzo millennio, non solo si vogliono le idee guida per poter governare questa fase difficile, ma credo che le persone non siano più trasportabili come una valigia. Adesso ci sono 7 liste, dopo i cittadini sceglieranno fra 2 candidati e non fra gli apparentamenti di qualcuno o il futuro in qualche consiglio di amministrazione di qualcun altro. Chiedo a Giandonato Morra di alzarsi e venire a pescare una domanda che hanno realizzato gli studenti a sorte. Chiaramente la risposta breve. Mi risiedo, che devo fare? Prego. Nel confermare la necessità che l'ufficio per la ricostruzione debba essere assolutamente messo nelle condizioni di dover funzionare presto e bene, non ritiene che siano maturi i tempi circa l'istituzione di un ufficio che si occupi di Europa e che sia in grado di interloquire direttamente con gli uffici di Bruxelles, dai quali è lecito aspettarsi fondi concreti per il finanziamento? Sì, abbiamo già detto, il rapporto con l'ufficio della ricostruzione che è regionale no, va migliorato, il Comune deve fare da stimolo, come sapete che l'ufficio di ricostruzione ad oggi dopo 2 anni ha espletato solo 13 pratiche, questa è un'emergenza. Poi il rapporto con uno degli uffici, però c'era anche un consorzio che una volta faceva parte e fa ancora parte del Comune che si occupa di questo, probabilmente un potenziamento e anche delle trovare fra le competenze dei nuovi assessori qualcuno che abbia queste capacità. Il futuro è l'interlocuzione con l'Europa ed è necessario, l'avevamo già detto in campagna. E quindi ho pescato la domanda a cui avevo già dato una risposta. Ok, la telecamera è quella, guardi negli occhi Teramani, 20 secondi per l'appello al voto. Beh, chiedo l'appello a un voto per Giandonato Morra, un sindaco che sarà a tempo pieno, un sindaco che vuole ridare un'umanità e un sogno a questa città e anche di non ascoltare i soliti luoghi comuni, perché questa Teramo Capoluogo è una città fatta di tanta eccellenza, enti e anche tante eccellenze personali. Io credo di averle colte, fanno parte della mia vita, speriamo di fare un tratto di strada insieme. Sarà difficile, ma sicuramente entusiasmante.
Io ringrazio Giandonato Morra per essere stato con noi questa sera, ringrazio anche i giornalisti intervenuti, Marcello Martelli, Tania Bonici Castelli e Valentina Procopio, grazie mille per essere stati con noi. Domani ultimo appuntamento con l'appello del candidato, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.